C'è stata la presentazione ufficiale dell'IGP Piemonte. Questo cosa vuol dire per Coldiretti Piemonte degli Ervelli? Beh, per noi è veramente una grande soddisfazione arrivare dopo tanti anni di iter burocratico e dopo tanti anni di lavoro a questa identificazione geografica protetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che per i nostri allevatori che da secoli hanno creduto in questa razza piemontese, effettivamente da oggi in poi c'è una garanzia in più rispetto alla al grande lavoro che hanno portato avanti e rispetto alla grande qualità della razza piemontese. Con l'IGP del vitellone piemontese della coscia abbiamo anche la possibilità però di dare una garanzia maggiore al consumatore e quindi a colui che vuole veramente capire e sapere qual è la provenienza della carne che si trova sulle proprie tavole, effettivamente con questo IGP avrà la possibilità di identificarlo. Perché? Perché andremo a mettere delle etichette dove ci sarà sicuramente il logo, ma ci sarà anche l'indicazione di IGP, identificazione geografica protetta, nonché il marchio europeo. Questo veramente va a identificare non solo una razza ma anche un territorio, perché parliamo della provincia di Torino, di Cuneo, di Asti, di Alessandria, in parte Novara, ma anche le province vicine al Piemonte, quindi l'Imperia e la provincia di Savona. Questa identificazione geografica vuole proprio dare una garanzia, una valorizzazione del grande lavoro dei nostri allevatori, perché naturalmente dietro un lavoro della zootecnia ci sta anche un rispetto del territorio, una biodiversità, nonché anche un modo di tramandare delle tradizioni e generazioni future. E l'IGP può dare sicuramente anche un futuro a quelli che saranno magari i nuovi giovani, nuove aziende che vorranno cercare di investire nel nostro settore, nella zootecnia, per crearsi anche loro un futuro. Presidente, un po' di numeri della piemontese. Beh, parliamo sicuramente non più di una razza in via di estinzione, una razza di nicchia, ma è la più grande razza autoctona del territorio italiano. Parliamo di circa 300.000 capi allevati appunto in Piemonte e province limitrofe, ma parliamo soprattutto di addetti al lavoro pari a 15.000 addetti, con più di 6.000 aziende interessate. Questo dà veramente il quadro di quanto sia importante dal punto di vista economico l'allevamento, la zootecnia da carne piemontese, con un valore di giro d'affari che siamo sui 500 milioni di euro. Naturalmente questo è anche rappresentato da quello che è non solo l'allevamento ma anche da tutto quello che è l'indotto. Ricordiamo che non solo il vitellone piemontese della coscia ma tutto l'allevamento, tutta la zootecnia si porta dietro un indotto non indifferente. Parliamo ad esempio di mangimistica e quindi di consorzi agrari, parliamo di macellazione, quindi parliamo di macellerie e di commercio. Con questi numeri arriviamo, con questi attori della filiera arriviamo anche dei numeri interessanti che si aggirano su 1 miliardo di euro di fatturato. Questo sta a significare la grande importanza economica del settore e il grande lavoro che è stato fatto da Coldiretti in sinergia naturalmente con quelle che sono le altre associazioni, quindi quelle che sono le associazioni come Coalvi, Consorzio di Tutela, ma non solo, la Naporapi per quanto riguarda la ricerca genealogica e altre associazioni. Questa sinergia ha portato questi risultati importantissimi che sicuramente avranno un risvolto coi consumatori e naturalmente per i nostri allevatori.